schieramento che viene a delinearsi in questo istante quindi è tutto pronto per la prima dal Mediterraneo si aprono le gabbie partiti i cavalli del premio la figlia di Orio condizionata sul doppio chilometro della pista piccola prima fase di gara che vede in prima linea Not By Chance a seguire la coppia formata da Elmost che ha all'esterno Armored Force quindi Relac, Glory of Road sopra Winchester. Zia Polli che chiude il gruppo che va ad affrontare l'ultima parte della prima piegata. Gruppo in, schierato in fila indiana, capeggiato da Not by Chance, che è in, da leader. Quindi si presenta in retta opposta all'arrivo. Quindi Not by Chance con Elmost in seconda posizione, Hermed Force quindi in terza ancora Relac, Gloria Frode e Zia Ziapolli a chiudere. L'andatura non è trascendentale, quella imposta da Not by Chance, quindi che capeggia il gruppo, si adegua al ritmo Elmost, adesso sopravanzato da Hermed Force. Quindi un po' più indietro Relax che ha in scia Gloria of Rod sopra Winchester e Zia Polli che chiude a lunghezze. Si affronta così la piegata conclusiva con Not By Chance sotto. L'insidia di Elmos che non lo perde di vista, quindi ritorna in terza posizione. Armed Force che ha in scia. Relack, quindi a seguire: Glory of Road lungo la corda. C'è sopra Winchester, zia Polly che chiude con i cavalli che hanno già fatto il loro ingresso in retta di arrivo dal centro della pista. Passa adesso Elmos, ovviamente rilancia la rimonta. Relack che si presenta molto bene quindi, Not my shadow. Che appresentisce l'azione ci prova dal centro, ante Glory of Road. Siamo ai 100 del traguardo con Helmos sotto la minaccia di Relac. Ed è Relac che passa proprio a fil di palo, battendo Helmos terzo, Glory of Road rimonta nel tratto conclusivo da parte di Relac che ritorna a successo, quindi dimostra di adattarsi anche alla distanza selettiva dei 2000 metri. Ecco, rivediamo. Scorrere le ultime immagini, proprio ai 150 dalla traguardo. Relac prepara l'attacco, così attua il sorpasso nei confronti di Elmost, proprio nei pressi del traguardo. E viene a vincere con Sebastiano Guerrieri in sella. Successo quindi, Relac Giuseppe Bastante Colori. fuori led partiti cavalli del premio marmolada veloce la fatta silente che passa buratino dancer per corsie interne c'è anche low risk quindi chic dan light Mouse soul per corsie esterne tuata lungo la corda con Iscia scia de queen matilda largo viaggia summer event quindi a chiudere il gruppo miss Samo. Cavalli capeggiati da Buratino Dancer, quindi che prova a guadagnare qualcosa nei confronti di la Fata Silente che si mantiene in seconda posizione, terza allo steccato rimane Low Risk, prova a guadagnare anche Light My Soul, quindi che viaggia all'esterno, quindi cavalli che vanno a ultimare la piegata e si preparano ad affrontare la retta di arrivo lungo la cordace buratino dancer sotto la minaccia di Light My Soul che si presenta bene dal centro della pista, a fianco molto bene anche Summer Event, quindi perde posizione la fata silente, prova a inserirsi anche e a trovare un varco Miss Samu, siamo ai 200 metri al guardia guardo con Buratino Dancer in buon vantaggio ci prova dall'interno Live My Soul quindi Summer Event Buratino Dancer che respinge Live My Soul quindi probabilmente Summer Event per il terzo posto. Da un capo all'altro, quindi, Buratino Dancer di forza viene a vincere, respingendo l'ultimo tentativo disperato di Light My Soul che corre ancora bene, ma deve accontentarsi della migliore piazza. Quindi, al terzo dall'esterno, vediamo la giubba verde e nera di Summer Event. Si aprono le gabbie e partono i cavalli del premio Sole Mio, terza prova dal Mediterraneo. Natural Storm viene avvicinato da Laguna Drive che quindi prende l'iniziativa all'esterno c'è Harry Veneziano, quindi Captain Sirdan con Thunder North ai fianchi in scia, cioè Instant Cash Dancing Evolution lungo la corda. Cake Country con qualche lunghezza di ritardo. Cavalli che vanno ad affrontare la seconda metà della prima piegata con Laguna Drive. A imporre la sua andatura nei confronti di Natural Storm in seconda posizione, quindi Harry Veneziano si avvicina al suo esterno. Eh, Thunder North quindi rimane per corsie interne. Captain Sirdan con instant cash eh, a chiudere sempre Key Country. Cavalli che vanno oltre la metà della retta opposta all'arrivo con Laguna Drive avvicinato Adesso sempre di più da Natural Storm, quindi che si adegua in seconda posizione. Continua a progredire a largo di tutti invece Thunder North Dancing Evolution che rimane lungo la corda. Si staccano un po' gli altri. Si va verso la metà della piegata di fondo con posizioni che non cambiano con Laguna Drive che adesso invece viene impensierito quando si fa ingresso in retta d'arrivo da eh, Thunder North che si presenta molto bene dal centro della pista appesantisce un po' l'azione Natural Storm mentre cerca di approfittarne Instant Cash Dancing Evolution chiamata a maggiore impegno prova a recuperare anche Natural Storm siamo a metà della retta d'arrivo un testa a testa tra Laguna Drive che cerca di reagire all'attacco di Thunder North ma si presenta molto bene Instant Cash quindi che County che recupera bene dalla retrovia al largo c'è Captain Sidden, siamo sul traguardo Con Kay Country che probabilmente sì, K Country, K Country che recupera molto bene dalle retrovie e fa il suo ottimo finish. Rivediamo le ultime immagini, le immagini degli ultimi metri di gara. Ecco proprio ai mh, 100 metri dal traguardo Kay Country che attacca Laguna Drive, lo batte proprio a fil di palo. Partiti, cavalli del premio Belmino Seconda tris, Dall'interno, DESAN a viaggiare in prima linea dal centro della pista Mansa Tower of Texas. Quindi, Gabriel Mason che si presenta per corsie interne con Royal Hole Bayeb. Quindi. Antenor ancora tra i primi, a largo c'è SoyuZen, Magic uh, Timing a chiudere il gruppone, gruppo che fa ingresso nell'imbocco nell della piegata con Tower of Texas che Va da guadagnare nei confronti di Kismi White in seconda posizione, in terza c'è Blue Shamrock al largo, nel, scusate, nel per via interna Rock e Raccoon al largo c'è Gabri, Myson quindi Desan, Soyuz, magic taming che chiude cavalli che hanno fatto ingresso in retta di arrivo, quindi lungo la corda in leggera evidenza rimane Tower of Texas sotto la minaccia di Blue Shamrock che si presenta molto bene al centro della pista quindi si fa sotto anche Rocket Raccoon cerca di accelerare anche Desan che si presenta per corsie esterne quindi Stay Strong che è in scia siamo ancora a traguardo lontano con Desan che passa e cerca di allungare ci prova Stay Strong ci prova Rocket Raccoon siamo nel tratto conclusivo con Desan che ritorna a successo con Giuseppe Cannarella trova sicuramente tracciato ideale e viene a vincere questa seconda attrice ecco vediamo le ultime battute con Desan sollecitato proprio nel tratto conclusivo attacca e passa Rocky Raccoon ci prova dall'esterno anche Stay Strong ma Desan ha fatto molto bene i conti e quindi viene a vincere nei confronti di Rocky Raccoon 6 al primo posto al secondo scusate nei confronti di Stay Strong quindi 13 per quanto riguarda il secondo posto al terzo Cavalli del premio Lupo di mare, Royal Victory è la più veloce. Si pone al comando. Ma subito insidiata da Shane Cruz. Che adesso attua il sorpasso e diventa quindi la nuova leader. Quindi in seconda posizione lungo la corda. Royal Victory si avvicinano dal percorsi in interne anche Swallow Street ed Empire State. Quindi Bentley Mood al largo, Exotic. Rusalka, che chiude il gruppo Nejba. Cavalli che vanno a ultimare la piegata si presentano in retta di arrivo con Shane Krut in leggera evidenza sotto la minaccia di Halfie Solomon quindi in terza posizione prova ad accelerare per corsie interne anche Empire State Bentley Mood con ai fianchi Joe Condor al largo prova a venire anche a progredire exotic un gruppetto abbastanza riunito siamo, quando siamo a metà della retta d'arrivo. Alfi Solomon che cerca di resistere alla minaccia di Exotic. Passa Exotic, passa Exotic. E viene a vincere nei confronti di Nejba che recupera molto bene. Partiti del premio Dixland. con uh, valle belle dilo al viaggiare in prima linea all'esterno emerge in adesso lussino quindi si inserisce anche nelle prime posizioni Eurodandy, donna fucata valle belle che retrocede in quarta Posizione quindi Diavoletto, Bluri, Calalui, Roic, via il resto del gruppo si affronta l'ultimo tratto della piegata con Lussino ancora a condurre sotto la minaccia esterna di Donna Fugata. Lungo la corda c'è Eurodendi, corsie interne c'è Valle Ibelle, quindi Thur Relatif. Siamo ancora a traguardo lontano dal centro della pista Lussino, quindi che deve subire l'attacco adesso insistente di Diloal, che si presenta molto bene, reagisce Valleibel alla fondo di Diloal, che però in questo momento l'attacca e passa. Ci prova dall'esterno anche Hiroic, quindi Lussino che perde posizioni, siamo nel finale con Valleibel che respinge. Diavoletto che viene bene proprio negli ultimi metri, quindi Diloal ed Iroic, la favorita al bersaglio, Valleibel, Bell. con Antonino Cannella, rivediamo le immagini degli ultimi metri di gara con Valley Bell che si inserisce e eh, viene a vincere respingendo così l'affondo di Diavoletto che si presenta molto molto bene nel finale.